Ciao bimbi e ciao bimbe, io sono Barbara Dominici e benvenuti e bentornati in un nuovissimo video. Ma prima di incominciare è giunto il momento di lanciare la sigla! Rieccomi tornata. Oggi, come avrete letto dal titolo, ci sarà una sfida. E la sfida sarà ovviamente fra due uova di Pasqua, bimba contro bimbo. Ma prima di farmele tirare dalla regia, volevo dirvi quanto l'ho pagate. Solamente 1,99 euro l'una. Brava me. È andata così su per giù. Sto girando un sacco di supermercati per cercare di portare sul canale più uova possibili per accontentare le vostre richieste. Quindi questo video di oggi non era assolutamente in programma, però che fai, non lo compri un uovo di Pasqua a solo 1,99 euro della marca Dolphin? Certo che sì, perciò grazie a questo super prezzo abbiamo questa sfida. Later. Sì, allora la regia mi sta dicendo di la verità, ok, vi dico la verità, cioè quello che vi ho detto è la verità, però è successa una cosa, ero alla cassa, prendo tutte le mie uova perché ne ho comprate un sacco, quindi preparatevi perché fino a Pasqua vedrete tantissime altre uova. Comunque, ero alla cassa, la cassiera mi dice il totale, io prendo il bancomat, pago, prendo la mia bustina, mi incammino verso l'uscita, guardo lo scontrino e leggo 2,99 euro. E io come? C'era scritto 1,99 euro. Perciò io tutta arrabbiata vado alla macchina e penso, vabbè, tanto le avrei comprate uguali. Però come mi arrabbio quando vedo un prezzo e poi pago un'altra cifra. Intanto torno a casa e dentro di me ci ripensavo. Poi io preparo una scaletta ogni volta che registro, dove mi scrivo marca, peso e prezzo. Guardo lo scontrino e incomincio a fare tutti i calcoli e vedo che erano scontate in realtà. Però io non capisco, ma perché scrivete il totale in fondo e fate impazzire le persone? In tanti altri supermercati scrivono direttamente il prezzo scontato. Perché alla Coop non funziona così e manda in difficoltà i cervelli delle persone tipo me? Gliel'ho detto, regia, sei felice? A few moments later. Detto questo, andiamo finalmente a farci passare le uova dalla regia. Mi hai sentito? Sì. Puoi iniziare. Ah, una, e intanto mi è stata tirata bimba. Sono pronta, regia. Ah, e due, bimbo, grazie. Eccole qua. Sono, come vi avevo già detto, della, dove sei, Dolphin. E pesano la bellezza di 150 grammi l'uno. Quindi anche se dentro non ci fosse niente, abbiamo un sacco di cioccolata da aggiungere ai chili di cioccolata che ho quest'anno. Ma fortunatamente un fidanzato molto goloso. Oggi ho deciso di non fare cambio inquadrature, perciò fatemi sapere se così vi piace di più o se preferite l'altro metodo, dove io prima vi parlo e poi vi faccio vedere l'uovo, che anche secondo me è più carino, però la qualità della seconda telecamera, quella che inquadra l'uovo, è un pochino inferiore a questa qua, quindi devo trovare un accordo per mantenere un po' alto il livello di risoluzione. Comunque, il cartoncino è questo qua. Vi ho già detto che pesa 150 grammi, che è della Dolphin e che qua dentro possiamo trovare un sacco di cosine e si vedono anche nell'illustrazione del cartoncino. Perciò non so perché, ma ho deciso di partire proprio dalla bimba. No, sono felice di aprirle tutte e due, però da una dobbiamo partire, quindi avevo in mano questa e andiamo ad aprirla. Il cartoncino, ciao. Oh, finalmente abbiamo la linguetta, anche se brava me mi ero munita di forbici, perché sennò la regia avrebbe dovuto tirarmele. Tu rimani là. Andiamo ad aprire. Ma perché fate linguette microscopiche? E allora niente, devo utilizzare le nostre forbiciotte. Later. Ok, ci sono riuscita. Come al solito, prima di andare a tirare fuori l'uovo vi faccio vedere la carta. E a me questa non dispiace affatto. Ma adesso la abbandoniamo, tanto dobbiamo andare a aprire anche l'altra, anche se è uguale. Andiamo a vedere lui! Eccolo qua! Come vedete è perfettamente integro, questa volta è tagliato come sono tagliate la maggior parte delle uova. Il bicchierino è altissimo, sembra proprio un bicchiere normale. Ma a noi non interessa, quindi ciao!
ed ogni volta che apro le uova, lo sapete che io vado di karate, ma messa così non è facile. E in più ho notato che se io faccio questo movimento lui si apre, quindi non so cosa mi conviene fare. Perciò oggi niente mosse strane e vado solamente a sollevare il coperchio. Wow, ho aperto il vaso di Pandora. Allora, il profumo è cioccolatoso e poi dentro ha un sacco di nodi. Sì, io li chiamo nodi, va bene? Allora, la sorpresa posso già farvela vedere anche a voi, perché ovviamente non si vede niente. Ed è stata messa al suo interno quando ancora l'uovo era caldo, quindi è tutta appiccicaticcia. E non so se sarà facile. Sto sparando cioccolata. Non male, ve lo faccio vedere anche a voi. Come vedete è un semplice braccialettino, diciamo anche carino. Non credo che mi starà mai questo braccialetto, anche se... Ah no, l'ho già rotto. Allora, c'era un taglio, pensavo fosse la... Ormai una gioia. Pensavo fosse tipo la clip per chiuderlo, aprirlo. In realtà l'ho già rotto, quindi brava me. No, vabbè. Carina, però inutilizzabile. Andiamo a fare l'assaggio della cioccolata, anche con estrema difficoltà perché tengo tutto sollevato. Sono riuscita a prendere il pezzettino di cioccolata nodoso. Non male, ma non eccessivamente buona. Quello però devo dirvelo, perché ho aperto una quindicina di uova da 2 settimane a questa parte, quindi adesso potrei essere considerata una piccola esperta di cioccolato. Adesso tocca ai miei bimbi, questo è il vostro uovo. Ma prima di andare a togliere il cartoncino, e se ovviamente non l'avete ancora fatto, andatevi a iscrivere al canale e attivate la campanellina così che non vi perdiate nessuno dei miei contenuti. In più, se i miei video vi piacciono, lasciatemi un bel like. Ok, vado a togliere il cartoncino e speriamo questa volta di non rompere il suo interno. Allora, linguetta qui? Sì. No. Perché? 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 A questo punto io preferisco il cordoncino, perlomeno tiro. Perché poi non è facile, una volta spiaccicata la linguetta, trovare la maniera di... 5 minutes later. Questo è quello dei maschietti. Mentre quello delle femminucce era perfettamente integro, lui ha un forellino qua, spero che lo vediate. Però nell'insieme anche lui non è rotto. Però lui non so... Ah sì, ok, solamente premuto qua e si è frantumato. Il cioccolato di questo uovo è finissimo, quindi è stato facilissimo romperlo. Sono riuscita ad aprirlo e ho già intravisto un po' la sorpresa. Come sempre vado a togliere il bicchierino. Allora, non capivo bene cos'era. Ora che sono andata ad aprirlo tutto, è veramente wow. Guardate cosa ho trovato, che carino. Penso che sia Bob l'aggiustatutto oppure la sottomarca, non lo so. Comunque voi fatemelo sapere nei commenti. Potrebbe anche essere perché è del 2016. Adesso siamo nel 2021. Probabilmente prima questo aveva un valore. Passati così tanti anni è diventato un regalino un po'. Quindi è stato messo in queste uova qui, un po' low cost. Sì, ho l'animo bambino, ma non conosco tutti i cartoni animati del mondo. Perciò io direi che nettamente ha vinto l'uovo dei maschietti. Fatemi sapere invece voi cosa ne pensate, secondo voi chi ha vinto fra i due, le due sorprese. Per quanto riguarda la cioccolata, lo vado ad assaggiare proprio perché devo, ma è identica all'altra, quindi buono ma non troppo. Quindi anche oggi siamo purtroppo giunti alla fine. Vi ricordo che anche domani uscirà un video, apriamo le uova di Pasqua, ed un piccolo spoiler ve lo voglio lasciare, andremo a aprire 2 uova e saranno della Santoro. Quindi vi aspetto anche domani sul canale. Vi mando un grandissimo bacio a tutti, vi voglio un sacco bene, davvero non potete neanche immaginare, e ci vediamo domani con le uova della Santoro. Ciao. Thank you.